Orto Botanico di Napoli, questa mattina tema importante, bullismo, ne parleranno il presidente del Senato Fico e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Presidente, esiste bullismo nella politica? Renzi ha detto in un tweet che il governo, in particolar modo Salvini, è un bullo. Contro la corruzione il problema, c'è la possibilità senza dubbio anche di essere corrotto. Il problema è che quando scopri un corruttore tu devi rispondere nel modo più forte e migliore possibile, perché siamo tutti esseri umani, ognuno di noi può essere corruttibile. È molto importante la risposta che tu dai, e con la risposta significa anche leggi importanti, e soprattutto ogni persona che è corrotta o che ha un dubbio di corruzione deve essere allontanata. Noi dobbiamo combattere in tutti i modi la corruzione ci fa perdere tanti miliardi all'anno, ma soprattutto crea sfiducia nelle imprese che vogliono operare bene, perché poi le imprese che non si fanno corrompere sono quelle che magari pagano uno scotto più grande. Lo Stato invece deve essere vicino alle imprese che le operano bene e lontano dalle imprese o dalle persone corrotte, in modo deciso e saldo sempre. La criminalità organizzata campana ha sempre presentato questi profili di presenza di giovani, anche minorenni, all'interno delle organizzazioni, usati dalle organizzazioni per i più disparati compiti sul territorio. Oggi abbiamo un'evoluzione di questa fenomenologia con le cosiddette baby gang, che sono un fenomeno relativamente nuovo, ma che deve essere affrontato certamente con nuovi strumenti di prevenzione e di contrasto. Non solo il contrasto e la prevenzione sul piano giudiziario, ma soprattutto quelle sul piano sociale, della scuola, delle famiglie, dell'educazione alla legalità, che deve essere un compito non solo dell'autorità giudiziaria, anzi non dell'autorità giudiziaria, ma dell'autorità politica amministrativa. Effetto di fa sicuramente non gradevole, partendo molto banalmente. In secondo luogo, si spera che questa non sia una chiacchierata informale o formale a seconda delle visioni dei casi, ma si spera si possa ottenere anche qualcosa di lontanamente attuabile, semplicemente questo. Le soluzioni ci sono, ma bisognerebbe iniziare una vera e propria rivoluzione cittadina, nel senso che bisognerebbe un attimino cercare di mettere insieme tutta la parte associativa, nel senso che tutti i volontari. Assolutamente, bisognerebbe fare un attimino un punto, bisognerebbe agire con più coraggio. Certo, sicuramente oggi tenteremo un'analisi a tutto campo sul fenomeno violenza minori, rischio e quindi anche bullismo. Ovviamente non solo un'analisi, ma anche delle proposte di intervento e, perché no, uno stress test per le istituzioni. L'iniziativa di oggi ha due obiettivi. Il primo è quello di continuare a denunciare un fenomeno sul quale scatta una forte indignazione quando ci sono degli episodi e poi si attenua l'indignazione e l'attenzione. La seconda è quella di tentare qualche proposta concreta per arginare il fenomeno.